dilazioni nella definizione di questo schema tipo, perché quello che accade, altrimenti le ripeto, è che di volta in volta, nelle singole situazioni, in mancanza di un quadro di riferimento nazionale, il grido di allarme che si leva è che soccombe chi poi non ha i mezzi. E le università non hanno i mezzi, a cominciare da quelli finanziari, il servizio sanitario regionale ce li ha, anche se spesso li spende male, e li utilizza per una politica di condizionamento sempre più oppressiva e sempre più pesante. La ringrazio e spero che vorrà, come dire, farsi portatore anche su questi tavoli delle esigenze che ho cercato di rappresentarle. Passiamo, grazie, all'interpellanza urgente 2077 dei deputati Luigi Gallo ed altri, concernente elementi in ordine all'attuazione del piano straordinario di assunzioni nel comparto della scuola, di cui la legge 13 luglio 2015, numero 107. L'onorevole Luigi Gallo è già in piedi e quindi do la parola per l'illustrazione della sua interpellanza. Grazie Presidente, cara Ministra che non c'è. Sapevamo tutti che prima o poi sarebbe arrivato questo momento, il momento in cui tutti gli slogan, tutta la propaganda, le interviste, le comparsate televisive si sarebbero scontrate con la realtà del primo giorno di scuola. Il suo primo esame è l'esame di quella che il Movimento 5 Stelle, il mondo della scuola, non riesce a chiamare riforma, ma solo una violenza cinica e spietata verso tutti gli attori del mondo della scuola. Studenti, docenti, lavoratori della scuola, genitori, tutti schiacciati da un'arroganza di procedere sempre e comunque, secondo le direttive di Bruxelles, al taglio strutturale della spesa pubblica, dalla sanità all'istruzione. Ma andiamo ai fatti, andiamo alle domande, così i cittadini possono da soli farsi un'opinione e capire che la lunga corsa del governo e del PD di approvare una legge che scontentava tutti, ad oggi ha partorito un topolino e tanti guasti al sistema di istruzione nazionale. È il vostro sito ministeriale a dare i dati. La legislazione vigente, prima della buona scuola, avrebbe garantito quest'anno 36.627 stabilizzazioni. Voi approvate velocemente la legge 107, perché ne volete di più? Dite più di 100.000 per il prossimo anno. Dicevate 150.000, è il vostro grande bluff. Scrivete 55.000 contratti virtuali nella legge, solo giuridici e non economici, significa per intenderci senza stipendio per i docenti. Ma non finisce qui. 48.000 stabilizzazioni che erano garantite dal vostro piano già ad inizio anno non ci sono più. E la stessa ministra ad annunciare in conferenza stampa 38.000 stabilizzazioni, naturalmente abbondate sempre perché sono precisamente 37.400, ovvero solo 1.000 in più rispetto a quelle già previste dalle leggi vigenti. Inchiodata dai numeri, la ministra che non c'è, invece di rispondere sul merito, sul flop del piano di stabilizzazioni, sulla scuola nesca caos, sugli esodi forzati, sull'esclusione dei docenti dell'infanzia e docenti abilitati che il PD considera di serie B, nonostante siano precari di lungo corso e ampiamente formati e specializzati nelle nostre università italiane, la ministra cosa risponde? Dice di voler regalare ai parlamentari del Movimento 5 Stelle un computer e un corso di programmazione per fare due conti. In realtà non ci vuole un PC, basta una semplice calcolatrice, ce la possiamo permettere anche noi parlamentari del Movimento 5 Stelle che ci dimezziamo lo stipendio e restituiamo i soldi nel fondo per dare liquidità agli imprenditori delle piccole e medie imprese che hanno bisogno di liquidità per le loro idee e per i loro progetti. Stupisce invece che non se lo possa permettere la ministra che non c'è, con il suo stipendio e con gli elevati costi di dirigenti e strutture del Ministero. Allora, eccola qua. La calcolatrice non ci vuole tanto, il conto è ben fatto, abbiamo 37.400 stabilizzazioni effettuate per il primo giorno di scuola, meno 36.627 stabilizzazioni che erano previste per legge vigenti, uguale 773 stabilizzazioni in più. A fronte dei dati appena esposti, cara ministra che non c'è, a fronte di chi afferma che l'80% dei docenti stabilizzati hanno già accettato una supplenza annuale,
deve dare anche le stime delle supplenze che il Ministero prevede per quest'anno scolastico 2015-2016. Avevate detto fine della supplentite, per una volta date un dato vero, perché siamo in Parlamento, qui risponde ai cittadini italiani. Un altro cruciale problema che sottende il vostro grande inganno, il vostro grande imbroglio sulla scuola, sono le stabilizzazioni aggiuntive che saranno solo virtuali, come detto, senza stipendio. A questo punto, oggi vogliamo risposte chiare sull'utilizzo del vostro fondo della buona scuola. Se non serve a pagare i docenti, come verrà utilizzato? Quante risorse avete già risparmiato? Quanti soldi spesi realmente? Perché qui l'inganno è macroscopico. In legge di stabilità nel 2014 tagliate più di 500 milioni al settore istruzione, bloccate l'adeguamento degli stipendi di tutti i lavoratori della scuola e cancellate i soldi per le supplenze brevi, per gli esoneri per i vicari che mettono a rischio l'inizio della scuola visto che mancano quasi 2000 dirigenti scolastici, e così trovate i soldi per il fondo di 1 miliardo della vostra, solo vostra, buona scuola. E se questi soldi non li utilizzate, resteranno solo i tagli, come abbiamo più volte ribadito, per mascherare i numeri fasulli sull'investimento per la scuola. Sappiamo tutti che i soldi non spesi ritornano al Ministero dell'Economia e quindi avete solo scherzato e preso in giro gli italiani. L'ultimo quesito che pongo al Ministro, che non c'è, è di quelli che fa sobbalzare sulla sedia. È la prima volta nella storia della Repubblica che avvengono delle assunzioni statali senza una graduatoria pubblica. Impossibile per gli aventi diritto confrontare gli elenchi e i punteggi e controllare la correttezza del procedimento. Per questo vi siete permessi di dire che le assunzioni erano a prova di ricorso, perché fate delle assunzioni al buio e alla richiesta di trasparenza la Ministra risponde: fidatevi di noi. Voi avete violato qualsiasi normativa sulla trasparenza, meritereste l'anticorruzione al Ministero perché siete in difetto, e le graduatorie dovevano essere pubbliche prima delle stabilizzazioni e le graduatorie degli aspiranti alle assunzioni si formalizzano prima dei contratti. Se ci sono stati degli errori, come potranno i docenti far valere la giustizia? Vi chiediamo quindi la pubblicazione immediata delle graduatorie per l'assunzione su fase B e fase C. Grazie. Il sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi, ha facoltà di rispondere. Sì, grazie Presidente. Da quest'anno, grazie alla legge 107, lo Stato ha la facoltà di potenziare il sistema scolastico incrementando di ben 55.258 posti l'organico docente e assumendo in ruolo su questi nuovi posti e sugli altri liberi da anni 102.734 docenti, 66.107 in più rispetto a quanti se ne sarebbero potuti assumere a legislazione previgente. La gran parte di queste assunzioni sarà effettuata quest'anno, le ultime entro novembre, quando terminerà la cosiddetta fase C del piano straordinario di assunzioni. Alcuni posti potranno invece essere